Bentornato, benvenuto a questo appuntamento quasi quotidiano, caro osservatore del cielo. In questo video vedremo insieme dove si trovava il sole all'equinozio di primavera al tempo degli Egizi e degli antichi Greci e daremo uno sguardo al bel allineamento di domattina. Oggi è venerdì 17 aprile 2020, quinto giorno della sedicesima settimana, 108° giorno dell'anno, giorno giuliano modificato, 58.956. Nella costellazione dei Pesci di questi tempi c'è il Sole che oggi passerà al meridiano alle 13.14 e tramonterà alle 22 minuti dopo 13 ore e 35 minuti di splendore nei nostri cieli. La nostra cara Selene nella fase calante è tramontata invece alle 14.24. In queste sere, tre quarti d'ora dopo il tramonto in direzione ovest, vedremo la splendente Venere entrare giorno dopo giorno nell'esagono invernale, uno degli asterismi più belli del cielo, formato da sei stelle molto brillanti, facente parte di altrettante belle costellazioni. Capella si trova nella costellazione di Auriga, Polluce nei Gemelli, la stella di nome Procione nel Cane Minore, Sirio nel Cane Maggiore, Rigel in Orione e Aldebaran nella costellazione del Toro, che oltretutto in questi giorni ospita anche il pianeta Venere. Oggi la notte astronomica comincerà alle 21.50 e col calare delle tenebre andremo a scoprire dove si trovava il Sole in cielo all'equinozio di primavera al tempo degli Egizi e degli antichi Greci e Romani. Ma partiamo da oggi, 2020. L'equinozio di primavera per l'emisfero boreale quest'anno è avvenuto il 20 marzo alle 4.49. Cosa vuol dire nella pratica osservativa del cielo che è l'equinozio di primavera? E perché c'è un'ora ben precisa? Per capirlo introduciamo alcuni semplici concetti. Questa è una porzione del firmamento in direzione sud nel quale possiamo vedere parte dell'eclittica. L'eclittica è il tragitto apparente durante l'anno che compie il Sole in cielo. Il fenomeno fisico reale che genera questo moto apparente è la rivoluzione della Terra attorno al Sole. Lungo l'eclittica troviamo le costellazioni zodiacali. Oltre all'eclittica ci interessa anche sapere dove si trova l'equatore celeste, che altro non è che la proiezione in cielo dell'equatore terrestre. A nord dell'equatore celeste c'è l'emisfero boreale celeste, a sud c'è l'emisfero australe celeste. Durante l'anno il Sole appare muoversi lungo l'eclittica, passando per le varie costellazioni zodiacali e lungo questo suo percorso attraversa due volte l'equatore celeste. Quando il Sole, passando dall'emisfero australe celeste a quello boreale, si trova esattamente sull'equatore celeste, si dice che è l'equinozio di primavera, almeno per l'emisfero boreale, e l'equinozio d'autunno per l'emisfero australe. Quindi, l'equinozio di primavera avviene quando il Sole si trova in un punto preciso del cielo, detto primo punto dell'ariete, o punto vernale, oppure anche punto gamma, che ai giorni nostri si trova qui, nella costellazione dei Pesci. Ma all'equinozio di primavera il Sole si è sempre trovato in questo punto preciso della costellazione dei Pesci? Come immaginerete, la risposta è no, e lo possiamo intuire anche dal fatto che il punto gamma viene detto anche primo punto dell'ariete e non dei Pesci. Per verificarlo facciamo un salto al tempo degli Egizi nel 2600 a.C. La situazione era questa. Come abbiamo già visto nei video precedenti, praticamente 4500 anni fa, le stelle erano poste in modo molto simile a oggi. Sono invece cambiati alcuni punti della volta celeste legati all'asse di rotazione della Terra. Il punto gamma, al tempo degli Egizi, non si trovava nella costellazione dei Pesci ma in quella del Toro, per la precisione tra la splendente Aldebaran e le bellissime Pleiadi. Proprio come per il polo nord celeste, anche il punto gamma nel corso dei secoli ha migrato e questo suo continuo movimento è dovuto allo stesso fenomeno che ha generato la migrazione del polo nord e che abbiamo chiamato precessione degli equinozi. Osservativamente parlando, il punto gamma lentamente ma inesorabilmente si muove nella direzione opposta a quella in cui si muove il Sole nel suo moto annuo, anticipando così il momento in cui il Sole lo attraversa, e cioè anticipando il momento in cui inizia la primavera. Questo fenomeno, detto per l'appunto precessione degli equinozi, prende il nome dal fatto che ha come effetto principale il precedere, cioè l'anticipare l'avvento degli equinozi. E al tempo degli antichi Greci e Romani, come stavano le cose?
Intorno al 500 a.C., all'equinozio di primavera, il Sole non si trovava nella costellazione del Toro, ma dell'Ariete. Il nome primo punto dell'Ariete venne dato qualche secolo dopo, intorno al 130 a.C., da Ipparco, quanto tale punto si trovava al limite tra la costellazione dell'Ariete e dei Pesci. Ipparco in realtà lo identificò come il primo punto che avrebbe incontrato il Sole entrando nella costellazione dell'Ariete. All'anno zero, durante l'epoca dell'antica Roma, il punto Gamma era già nella costellazione dei Pesci. Col passare dei millenni, la precessione degli equinozi farà sì che le costellazioni che oggi noi consideriamo invernali diventino primaverili, poi estive, poi autunnali e di nuovo invernali. Per esempio, se ci trovassimo a guardare il cielo la sera del 17 aprile del 10.000 d.C., vedremmo sorgere, anziché tramontare come abbiamo fatto questa sera, le costellazioni dell'Asterismo, che oggi noi chiamiamo esagono invernale. La notte astronomica finirà alle 4.37 del 18 aprile. Volgendo lo sguardo verso sud-est vedremo un bel allineamento con una piccola falce di luna molto bassa sull'orizzonte nella fase calante, sorta alle 4.56 nella costellazione dell'Acquario. Più in alto a destra le faranno compagnia Marte e Saturno, entrambi nel Capricorno, e Giove, il più brillante dei tre pianeti, nella costellazione del Sagittario. Il Sole sorgerà alle 6.25, mentre domattina la Luna passerà al meridiano alle 10.08 minuti, illuminata al 19%. Sarà una Luna più piccola del solito perché si troverà prossima alla massima distanza dalla Terra, a quasi 404.000 km. Io sono Luca, vi ringrazio per aver guardato questo video, se vi è piaciuto mettete un like e iscrivetevi al canale. E come sempre vi auguro buonanotte e buone stelle.